Ciao a tutti, sono di nuovo a Lecce e sono davanti al DEA, il dipartimento nato per essere di emergenza e di accettazione e poi utilizzato e riorganizzato durante il periodo della pandemia per gestire l'emergenza. Noi durante questa legislatura ci siamo occupati diverse volte di diverse anomalie nella gestione amministrativa. Una di queste è certamente il DEA. Quando l'emergenza bussava alle porte della Regione Puglia, noi abbiamo scritto piuttosto spesso a Michele Emiliano per ricordargli che c'erano una serie di strutture pronte, operative, ma che ancora dovevano essere messe in funzione per alcuni aspetti burocratici in diverse parti della regione. Una di queste era certamente il DEA ed era importante metterle in funzione al più presto proprio perché l'emergenza appunto bussava alle porte della regione. Dopo qualche tempo questo edificio è stato riorganizzato appunto per gestire l'emergenza. In realtà però il 6 marzo c'è un'ordinanza di Michele Emiliano che ordina di rimuovere il serbatoio criogenico dell'ossigeno che era già stato collaudato e che rispondeva in qualche modo quindi all'iter progettuale che si era seguito. Io ho chiesto immediatamente spiegazioni. Il 10 marzo scopriamo da notizie di stampa che effettivamente la rimozione avviene. Ci sembrava assurdo in un momento di emergenza andare a rimuovere un serbatoio già collaudato. Immaginate che qui erano già state fatte ben due inaugurazioni di questo DEA, ancora non era in funzionamento, e anzi, come poi avrebbe ammesso in diretta lo stesso DG, quindi direttore generale della ASL di Lecce, ne era prevista una terza a marzo in pieno periodo elettorale. Dopodiché noi non abbiamo mai ricevuto le risposte che avremmo voluto, ma abbiamo sempre insistito e quindi il caso poi diventa nazionale. Quando il caso diventa nazionale sono costretti a delle spiegazioni e dicono che hanno dovuto rimuovere il serbatoio per rispondere a delle raccomandazioni dei vigili del fuoco. Ma i vigili del fuoco smentiscono queste raccomandazioni dicendo che non hanno mai chiesto di rimuovere un serbatoio. Peraltro già collaudato, il certificato unico di collaudo era stato datato 19 dicembre 2019, tant'è vero che la ASL riceve in consegna questo edificio a fine dicembre, ma piuttosto avevano chiesto di aggiungerne un altro, tra l'altro come previsto dal progetto. Invece quello che è successo è questo: invece di aggiungerne un altro scelgono di rimuovere quello già collaudato per crearne un altro e creare pure una condotta che lega il DEA con il vicino Vito Fazzi e la centrale dei gas medicinali. Ecco, tutto questo, ripeto, in un momento di emergenza in cui invece bisognava fare in fretta, e tutto questo evidentemente con il risultato di impedire alla ditta che aveva poi collaudato e costruito il serbatoio, fornito il serbatoio, di gestire anche la fornitura di gas medicali. Ecco, questa è in sintesi la storia. Noi abbiamo continuato a chiedere informazioni e non ci arrenderemo. Considerate che poi dopo una ventina di giorni ci sarebbe stata addirittura una lesione nella condotta, di cui abbiamo chiesto spiegazioni, abbiamo fatto anche un esposto perché le risposte continuavano a non arrivare. Abbiamo saputo che la ditta, pur avendo un contratto di manutenzione, pur avendo un contratto scaduto il 31 dicembre 2019, avrebbe fatto questi lavori di manutenzione. Noi siamo qui. Io torno spesso anche a Lecce e anche qui proprio perché nessuno deve pensare che potrà calare il silenzio nonostante i loro sforzi su una vicenda di questo tipo. Noi non ce lo dimentichiamo, che nasce anche come Dipartimento di Emergenza e Accettazione, e quindi seguiremo le evoluzioni della vicenda non facendo sconti a nessuno e soprattutto sempre pronti a richiedere le informazioni e la chiarezza che abbiamo ogni volta richiesto. Tra l'altro adesso sono al lavoro anche gli inquirenti e a loro auguriamo un buon lavoro perché evidentemente questa vicenda ha ancora numerosi aspetti che aspettano di essere chiariti. Grazie a tutti, a presto.